mette abbastanza bene. Fatta di legno questa. No, ma guarda questo. Madonna, come scricchiola, mi fa tanta paura. L'opera è bellissima. Qui è messa molto meglio. C'è un letto. Madonna santa. No, questo è veramente spettacolare. Qui giocavano anche a tombola. C'è qualcuno? Buongiorno e benvenuti a tutti a questa nuovissima esplorazione di Federico Maltana. Oggi vi porto all'interno di una villa abbandonata. Prima di cominciare l'esplorazione vi voglio far vedere la piccola storia di questo incredibile posto e buona visione. Questa struttura architettonica rappresenta un pezzo di storia italiana molto ma molto importante. Si tratta di una villa che è stata edificata nella seconda metà dell'Ottocento e richiama uno stile tra il liberty e l'eclettico. Questa dimora apparteneva ad un conte, CM le sue iniziali. Lui fu attivo in politica come deputato nel Parlamento a Roma nel 1848. Questa però non è la notizia storica più importante. Lui è principalmente ricordato per un altro motivo storico. Era un medico molto importante della zona. Scoprì nuove tecniche di guarigione per diverse malattie. Utilizzava una tecnica particolare scoperta proprio da lui stesso, chiamata elettromiopatia. Essa si basava sull'utilizzo di granuli medicati, derivati da erbe medicinali unite a degli impulsi elettrici. Essa ottenne molto successo come tecnica, addirittura da farla usare in diversi istituti tra il 1870 e il 1930. Nonostante però le varie opposizioni della medicina ufficiale. Nel 1888 però una serie di errate speculazioni finanziarie del nipote causarono una pesante crisi economica a tutta la famiglia, che purtroppo, non riuscendo a far fronte agli altissimi debiti e tassi degli usurai, molti beni vennero messi all'asta, tra cui appunto anche questa villa, che passò a diverse mani lungo il suo cammino. La struttura venne definitivamente abbandonata negli anni 2000 e da come possiamo notare essa si trova in un totale stato di abbandono e di degrado, nella speranza però che qualcuno possa risollevare questo incredibile gioiello architettonico. Dovremmo esserci. Manca esattamente un minuto e... Ah, eccola qua, eccola qua. Tu? Allora, intravedo già qualcosa di interessante. Par di vedere una finestra aperta. Ah, facciamo la telecamera. No. Spero. Cioè, non dovrebbe. Ok, siamo pronti. Io direi di andare. Promette abbastanza bene. Ma guarda che carino. Bellino. Quando era tutto messo bene. Ma è fatta di legno questa? No. Anche la seggiolina così, bellino. Si fa prima un giro di ricognizione, si guarda un attimino tutto l'esterno e poi entriamo. Che dici? Guarda però già dal fuori tutto così in legno. Molto bello. Non è neanche messa male la verniciatura. No, per nulla. Guarda anche di qua. Ma assurdo. E anche un garage piccolino. Due garage piccolini. Vediamo se c'è rimasto qualcosa. Non sembra essere rimasto niente. Sono un po' sporcizia del legno marcio. Niente di che. No, non è rimasto niente. Vediamo di qua, guarda un po'. Visto qualcosa, sembrerebbe essere tipo uno specchio. Uno specchio particolare. Guarda, che peccato. Poi questo qui era un tavolo, eh. Un tavolo bello. Oh madonna, guarda quanti ragni. Wow, quanto sono grossi. Porca. Vabbè, usciamo da qua. Aspetta, di qua si può andare... Può andare... No, ma c'è la piscina! No! Non l'avevo vista io la piscina dalle immagini trovate su Google. Ma pensa te. Stavano bene questi, erano belli ricchi, eh. Quanto sarà secondo te? Cosa? Di altezza. Oh, a 2 metri e qualcosa. Vorrei scendere ma non mi sento tanto sicuro, sai? Cioè secondo me c'è... Però ci sono mostri sotto? No, che ci sia magari melma potente. Sembrerebbe reggere. Oddio, forse 2 metri no. Che io, fai conto, sono alto 1,78 m. Allora fa 1,80 m. Sì, 1,80 m scarso. Però comunque sia una bella piscina da avere in casa. Ok. Di qua è bello, eh. Di qua è molto bello.
Però sono curioso di vedere da quella parte là. Beh, fierissimo davanti. Però guarda che crepa, madonna. Madonna. Questa viene giù. Cioè, no, te guardala di lato. Di lato è inquietantissimo. No. È tanto storta. Sicuramente, guarda, quella tavola lì lo aiuta. È quella che lo è. Madonna. Mamma mia, bruttissimo. C'è un letto. Madonna santa. No, Cipri, devi venire assolutamente qua dentro a vedere. Qui è ancora peggio. Peggio di questo? Qui vedrai veramente la distruzione. Santo Dio. Oh, questa è gravissima. Là. Mamma, non ho mai visto una distruzione così. Non ho visto uno così storto. Guarda qua sopra, sta per venire giù. Qui è venuto giù il soffitto. Porca normale. Miseria. Guarda qua, il legno rotto. Sì. Qui è già qualcosa di interessante. Qui il vetro non è... Oh, non è vandalizzato il vetro. Vediamo di qua che c'è. Ah, qui c'è il bagno. Ovviamente con delle belle cagate lì. Anche di qua. Guarda, tutta mobilia un po' sporca. Però guarda il soffitto come è fatto. Vediamo dal balcone. Allora, da qua sopra è molto bello. Molto molto bello. Ma sai che secondo me forse sono due case distinte, perché quella parte lì noi non ci siamo arrivati. Quindi sono sicuramente due distinte. Non è una chiesa allora questa. Allora no. Non è una chiesetta. No. Anch'io pensavo fosse una chiesetta, invece no. E vedi, noi là sotto non ci siamo arrivati. Permesso. Cristo, peccato. Oddio! Cioè, se non fosse per tutta questa distruzione, sarebbe bellissimo. Guarda il soffitto. Però dai. La montagna è entrata dentro. Sopra è bellissimo, Questa qua fuori si sta aprendo, dentro sta implodendo. Sì. Allora, io direi di andare da quest'altra parte. Sembra essere tutto a posto. Pieno di crepe veramente brutte. Poi tutto storto. Guarda il pavimento. Mi dà davvero un bruttissimo. Sono molto a disagio qui dentro. Tutto molto distrutto. Ci sono stanze piccolissime. Cammina ai lati. Veramente strano qui. Non si arriva dall'altra parte. Cioè, ci sono diverse stanze divise l'una con l'altra. Tipo anche di qua. Non ci si arriva perché qua ci sono le scale che portano su. Cioè, non ha molto senso. Che facciamo? Saliamo sopra? Bello tutto il legno così. Molto bello. Ah, la muffa. Muffa nera quella. Questa è una cucina. Era una cucina, perché vedi, questo è l'apparecchio dove ci metti i piatti. Questo è il piano da cottura. Perché qui sopra una cucina? Una cucina bizzarra, posso dirlo. Sì, ma l'ultimo piano così, la cucina, non ha molto senso. Questo è un bel armadio. Un bellissimo armadione. Peccato che è un po' vuoto, devo essere sincero. Porca. Che poi aspetta, com'è fatta la copertura, scusami? Cioè, quello mi sembra canniccio. Cioè, proprio stile antico, come facevano le fattorie una volta. Vabbè, scendiamo giù. Ma l'hai sentito te? Quello che io, sì. Boh, vabbè. Allo? C'è qualcuno? C'è qualcuno? No, non sembra. Se non rispondo, va bene. Vabbè, comunque, noi abbiamo visto, sì, metà a parte, però l'altra metà ci manca. Ma non tocca prendere come è strutturata sta casa comunque. Vediamo qua che c'è. Ah, qui c'è la cucina. Un'altra. Qui è messa molto meglio, però. Sì, decisamente. Qua c'è noci moscate. Ovviamente vuoto. Noce moscata. Questo cos'è? Sembrerebbe... Fior di latte. Fior di latte, dici? Questo... No, questo è fior di latte. Ah, ok. Ragoncino? Sì.
Questo mi sa peperoncino in polvere. E questo peperoncino secco. Peperoncino tagliato grosso, sì. Secco. Questo penso sia pepe. Sì, credo di sì. Sì. Pepe nero, può darsi. Vediamo di quando è. Martedì 9 settembre 2003. Vabbè, vediamo di qua un po'. Mi sembra di vedere molto bello. Molto bello. No, questo è veramente spettacolare. Guarda che spettacolo. Ma sei fuori di testa. Ma guarda anche di là. No, meraviglioso. Meraviglioso. Guarda là, qui giocavano anche a tombola. Sono le cartelline. Ma è bellissimo. Tipri, opinione a caldo su questa sala? Cosa ne pensi? Vedo quella... Dov'è che siamo stati? Quello... Perché quello con tutto il tappeto, tutto bello. Messo benissimo, abbiamo fatto la foto in cima. Ah, l'hotel quello 5 stelle? Guarda quello, è la stanza credo più bella che abbia mai visto. Confermo, condivido in pieno. Veramente, veramente super questa. Si sta mantenendo decisamente molto meglio rispetto dall'altra parte. Cos'è? Limoncello. Prodotto imbottigliato, sì, limone. Aromi naturali. Deve essere destino. C'è anche la dama. Questo invece che cos'è? Libro di casa. Di che anno è questo blocco note? Davanti alla chiesa. Sede. Era un semplicissimo. Un blocco note con quelle scritte così a caso come te le compravi a scuola. Eh sì. Quando risale questo coso qui? C'è scritto 2003. 2003, sì. Figo. Lasciando questa sala qui, che è bellissima, io direi di continuare di qua. Vediamo un po'. Ah, qua c'è un mini water. Poi pieno di giornali qua per terra. Vediamo il piano superiore, perché vedo che qua ci sono delle scale molto belle. Guarda tra l'altro anche qua sopra, che figo. Anche qua un altro bagno, ma quanti bagni aveva? Vediamo un po', sembra reggere. Questa è pietra. Ma guarda che bella stanzina, con il letto fatto, insomma. Ah, c'è anche un lettino qua. Non lo sento tanto stabile, No, sembra un uovo sotto. Sì, infatti non mi fido ad andare... Cioè, vorrei andare a vedere là. All'altro, vabbè, guarda anche che bello questo lampadario qui, così. Allora, Massimo, vai a vedere che leggerò. Quindi mi fai andare a me alla morte. L'altra volta sto per finire, non tocca a te. Sembrerebbe essere stabile, dai. Madonna, come scricchiola, mi fa tanta paura. Infatti muoviti per il via. Non c'è il... No, per aprirlo. Non c'è il pipporino. Ah no, quello si è aperto con la chiave. Mizzica, mi sa che dentro allora c'è il tesoro. Cos'è? No, vuoto. Vediamo un cassetto, di aprirli tutti mi... Questo è tentativo fallito, vediamo di qua. No, è tutto vuoto. Comunque non è vandalizzato, anche questo specchio. Non è per niente vandalizzato. Te l'ho detto, come qui ci vieni su una cosa, neanche a vandalizzare. Qui c'è qualcosa. Cos'è? È una fascia rossa. Oddio. Questo mi sembra da donna. Oddio. Ogni passo, oddio. Ma anche tanto, andiamo via. Vediamo invece il cassetto sotto. Questo. Calzini. Ti serve qualche calzino? Ma guarda, per quelli non ho un problema. E richiudiamo. Ma un altro bagno, perché c'è della Nutella qui? La Nutella? Qui sembra più o meno stabile, dai. No, guarda sto vestitino piccolo. Mamma mia. C'è una crepa anche lì. Oddio. Però il letto è fatto, è sistemato, diciamo, discretamente. Ah. Apriamo qua. Ah, vestitini di... I bambini piccoli. No, ma guarda questo. La camicia in miniatura. Ma è bellissimo questo. Un bavaglino pure. No, una gonnellina. No, un cappellino. Che cacchio è? No, aspetta. Cos'è? Qualcuno ce lo scriva nei commenti, perché siamo un attimino in difficoltà. Cos'è? No, sinceramente. Vabbè, richiudiamo. Vediamo il cassetto. È ancora roba per... Ma questa è già un po' più grandicella. Sarà di una bambina di 12-13 anni.
potremmo scommettere. Cioè, l'ho anche piegata, pensa te, che maniaco. Sono un tipo elegante. Eh sì, tutti per i bambini questi. Vabbè, mi sa che esplorazione conclusa, perché mi pare... No. No. Cioè, da qui, da davanti. Sì, mi sa, sì, dovrebbe essere conclusa. Teoricamente, poi vabbè, facciamo un giro di ricognizione. Teoricamente dovrebbe essere finita. Però ci pensi questa qui quando era proprio nel pieno del suo splendore, che casa assurda era? Sicuramente era un bel posto, secondo me. Un po' spreduto. Allora, noi abbiamo visto, eravamo di qua, la qui sala. Sì. Questa è la sala principale. Questa? Questa no. Attenzione, è struttura pericolante, perfetto, ecco. Ce l'hanno anche scritto. Perfetto. Vedi qualcosa di interessante? Ma è tutto materiale da lavoro. Sì, c'è un po' di materiale da lavoro, un bel po'. Ci sono delle scarpe, ci sono delle piastrelle, ci sono delle tubature, ci sono tante cose. Questo qui è tipo un garage. Cipri, come giudichi questa esperienza? Non lo so, come le devo contare le crepe? Hai fatto tutto te? Sì. Vabbè, e questo lo metti nel video? Questo lo metto sicuramente. Comunque, che cosa ne pensi di questa esperienza? Allora, a parte, non lo so, 7, abbastanza tranquillo. Diciamo anche l'ingresso è stato bello tranquillo. No, questo è un 10 più. Io comunque ti ringrazio, Cifri. È stato un piacere. E ci vediamo alla prossima esplorazione. Ciao. Ciao.